E buon 2021 anche a voi amici del segno della bilancia. Siamo qui per annunciarvi che finalmente la morsa che vi fa sentire soffocati proprio qui si è allentata. Non solo si è allentata, ma finalmente c'è la possibilità di ripartire. Però adesso capiamo bene di che cosa stiamo parlando e cosa abbiamo messo in discussione negli anni precedenti e dove quindi andiamo a lavorare in questi anni che vengono più avanti. Per quanto vi riguarda, in particolar modo voi, se guardate gli oroscopi che ho fatto l'anno scorso, andrete l'anno scorso e l'anno precedente, vedrete che vi avevo parlato che era arrivato il momento veramente di lasciare da parte quelli che erano i standard familiari, ovvero tutte quelle costrizioni, quelle credenze che facevano sì che voi vi sentiste non adatti o non adatte a portare avanti dei talenti vostri e solo vostri. Finalmente quest'anno, con 2 anni dove siete stati torchiati per benino, perché dal 2018 circa siete stati abbastanza torchiati, ma in maniera un po' pesantina, finalmente la morsa si allenta e finalmente anche per voi riparte un ottimismo, oserei dire. Avevate forse anche un po' perso le speranze di vedere realizzati i vostri sogni. Quest'anno, l'anno 2021, vi vedrà non solo più ottimisti, ma anche con delle possibilità che non vi ricordavate, non pensavate di poter avere ancora. Quindi questo è un anno che vi mette nella condizione di poter effettivamente provare ad assestare un paio di colpi molto, molto importanti per quel che riguarda proprio il vostro talento. Sarà quello infatti l'aspetto che avrà la predominanza in questo 2021. Andiamo quindi a capire bene di cosa stiamo parlando. Allora, intanto facciamo un piccolo passo indietro perché non andiamo troppo avanti. E finiamo di vedere un discorso. Plutone vi ha e vi sta ancora portando a galla macerie che riguardano voi, ma non solo voi. Come vi avevo detto, gli standard familiari, voi siete quel segno che più di tutto lo zodiaco tende a portare avanti la modalità familiare, cioè quindi ad accollarsi quelli che sono un po' i debiti e i crediti delle famiglie. Quindi, in funzione di quanto la vostra famiglia ha lavorato bene o male, potreste essere agevolati o penalizzati per tutta una serie di ragioni. Perché appunto voi siete quelli che siete venuti a bilanciare, questo è anche è anche quello il motivo per cui si chiama così il vostro segno, siete venuti a bilanciare i conti. E sentendo addosso inconsciamente questo grande ruolo, spesso avete agito come se non foste voi ad agire ed uno dei più grandi problemi della bilancia è proprio quello di saper fare le scelte. Perché? Perché non si capisce se come dire, se quella spinta a fare quella cosa deriva da voi o deriva ancora dalle vecchie credenze, appunto, familiari. Ma non solo perché il vostro terrore è quello di sbagliare, quindi di non bilanciare questi benedetti conti. Quest'anno finalmente avete un po' compreso che bilanciare i conti familiari non significa continuare ad agire come avrebbe fatto la famiglia e del resto perché siete stati è stato dato a voi il ruolo di fare questo e non a qualcun altro, magari perché voi avete la visione giusta. Quindi dovete quest'anno vi troverete a mettere effettivamente a dar prova che avevate ragione, cioè che la vostra visione era quella giusta. È chiaro che per chi di voi ha subito tanto giudizio familiare negli anni precedenti, non è stato valorizzato come talento negli anni precedenti, avrà quel sottile desiderio di fargliela un po' vedere. Attenzione,
Attenzione a non cadere dalla parte opposta, ovvero mi raccomando che se anche doveste effettivamente finalmente vedere il vostro talento che viene messo alla prova e che quindi si dà anche prova che vale e che avevate ragione a mantenere quella strada, di non andare a cercare di ottenere giustizia in modo improprio. Mi raccomando. Inoltre, ve lo dico adesso, vi parlerò anche di tutte le cose belle che vi aspettano, però vi do subito un paio di avvertimenti, così finiamo in bellezza. Inoltre, mi raccomando anche un'altra cosa, cioè il fatto che finalmente avrete la possibilità di mettere in pratica ciò che sapete fare, vi farà venire voglia di farlo vedere a tutti. E quindi finalmente di essere riconosciuti per il vostro talento. Attenzione però che il vostro segno è un segno che si attira un po' di invidia per una serie infinita di ragioni, per cui state attenti e rimanete sempre in un profilo abbastanza basso. Se qualcuno vi dice: "Ah, hai visto che ho visto che hai fatto questa cosa, quella", sì, grazie, grazie, gentile, sì, beh, ma insomma, grazie, gentile. Rispondete sempre in maniera cortese, affabile, ma mantenete un profilo tranquillo e non eccessivo, perché quest'anno potrebbe ripresentarsi sempre il solito vecchio problema che magari avete anche già vissuto precedentemente dell'invidia. Quindi mi raccomando, mantenete sempre alta l'energia perché alla fine quello è il vostro scudo migliore, è lo scudo migliore per tutti, cioè se voi mantenete l'energia alta avrete sempre la possibilità di lasciare che queste cose corrano e non vi facciano niente. Passiamo invece a quando. Allora, i primi 2 mesi per il vostro segno saranno tendenzialmente la ripetizione di quello che avete già visto, quindi tendenzialmente avrete la vostra routine e la routine rimarrà quella che conosciamo. Da marzo invece si aprono veramente delle possibilità dove effettivamente verrete chiamati a fare ciò che è vostro. Quindi questo vi darà un gran senso di soddisfazione personale, cioè finalmente pian pianino inizierete a sentire che quello che avete sempre pensato essere il vostro più grande talento viene messo in atto, viene messo in azione. E quindi io vi invito seriamente a spingere al massimo da marzo in poi per poter finalmente vedere realizzato il vostro sogno, cioè quello di mettere alla prova voi stessi. Vi dico però che a maggio potreste avere un piccolo déjà vu, ovvero potrebbero accadere delle cose che hanno voglia di farvi tornare indietro. Potrebbero accadere delle situazioni che vi daranno tanto il senso del vecchio, quasi del déjà vu. Questa cosa io l'ho già vissuta. Quando vi dovesse accadere questo, mi raccomando, fate un grande respiro, rimanete in silenzio nella vostra attenzione e non dategli peso. È l'universo che vi sta mettendo alla prova per vedere se avete veramente capito la lezione. Quindi mantenete la tranquillità, mantenete la centratura e andate avanti con il vostro lavoro come se nulla fosse stato. Così facendo, passerà questo piccolo momento di traballamento senza danneggiare nulla di quello che quest'anno finalmente per voi è arrivato il momento di portare a casa. Verso la fine dell'anno potreste avere delle buone possibilità per mettere a segno qualcosa che resta nel tempo, quindi sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto però di vista anche affettivo, potrebbero entrare nella vostra esistenza persone che poi non escono e quindi che effettivamente rimangono, cioè si affacciano per restare. Questo è effettivamente l'anno della bilancia per quanto riguarda la creatività, per quanto riguarda l'amore, è un anno dove molto probabilmente andrete a ricucire cose che si erano un po'
Come dire, o se siete in coppia, può essere che gli ultimi 2 anni li aveste un po', se vi foste un attimo allontanati. Quindi molto probabilmente quest'anno sarà un anno dove vi andrete a riavvicinare alla persona che avete al vostro fianco. Oppure se siete da soli, è un anno dove avete effettivamente delle opportunità di portare a casa qualcosa di buono, più verso fine anno che verso inizio. Ma intanto abbiamo comunque la possibilità di conoscere e di divertirci. Io vi invito comunque, per quanto riguarda il vostro segno, essendo un segno che comunque ha sempre la tendenza ad essere un po' in crisi con se stessa, a pianificare insieme a noi quello che è il vostro anno 2021. Vi invito al webinar che trovate sul mio sito e trovate linkato qui a fianco. Vi invito al webinar per la pianificazione di un giusto e ottimale 2021. Sarà molto pratico, ma non sarà uno di quei soliti corsi dove ci limiteremo a fare l'agendina. No, non sarà semplicemente così, sarà molto più profondo, come del resto io vi ho abituato a fare. Intanto io vi auguro un ottimo 2021 e vi aspetto al webinar.